Mi chiamo Johann Trollmann. Sei nato a Wilsche, nella Bassa Sassonia, il 27 dicembre del 1907. Bella sfiga. Mi sono sempre beccato regalo di compleanno e regalo di Natale assieme. I tuoi genitori erano di etnia Sinti. Degli zingari, direbbe qualcuno. Vabbè, avevi 8 fratelli maggiori. Bella sfiga. Le ho prese da tutti fin da quando ero piccino. Per questo ho deciso di fare la box. No. Sì, ho fatto la box. No. Ve lo assicuro, ho fatto... Non si dice box. Le parole straniere sono vietate nella Germania nazista. Si dice Deutscher Faustkampf. Deutscher Faustkampf. Pugilato tedesco. Tutti in guardia. Nel 1928 ho partecipato alle selezioni per le Olimpiadi di Amsterdam e sono stato scartato perché... Un Sinti non può rappresentare la Germania nazista ai giochi olimpici. Allora ti sei iscritto all'Associazione Sportiva Operaia di Hannover perché qua prendiamo un po' tutti, basta che vincano in nome dei lavoratori. Nel 1930 ho vinto 13 incontri di fila, in tutta la Germania. Pam, 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 pam! L'unico che poteva fermarti da vincere il titolo di campione dei pesi medi e medio massimi era Erich Seelig, il campione in carica, il terribile Erich Seelig. Ma Erich Seelig era ebreo. Subì un mucchio di minacce di morte dai nazisti e per questo scappò a fare pugilato in Francia. Sono campione? No. Come no? I tedeschi hanno deciso che devi battere uno di loro prima. E perché? Perché l'ha detto Hitler. Vabbè. Il 9 giugno del 1933, alla birreria Bock di Berlino, hai combattuto contro Adolf Witt. Il terribile Adolf Witt. Pugile ariano che più ariano non si può. L'ho riempito di botte, naturalmente. Sì, e proprio per questo i giudici di gara nazisti e il gerarca hanno annunciato parità. Ma come? Parità. E nessuno ha protestato? Tutti hanno protestato. Proteste, prego! Il pubblico in sala protestò così tanto che furono costretti a cambiare decisione. Il 9 giugno del 1933 sono stato campione dei pesi medi e medio massimi di tutta la Germania. Acclamazioni, prego. Fermi, fermi, fermi. Può bastare. In fondo sei stato campione dei pesi medi e medio massimi di tutta la Germania per solo 8 giorni. 8 giorni? E perché? Perché 8 giorni dopo la federazione ti ha tolto il titolo. E perché? Beh, perché l'ha detto Hitler. Per riavere il titolo dovrai vincere il campione dei pesi massimi, l'arianissimo Gustav Eder. Ma quello è più grosso e pesa 10 kg più di me. Altrimenti ti togliamo la licenza. Si può fare. Perfetto. E ti diamo anche qualche regolina. Non puoi muoverti dal centro del ring. Devi tenere la guardia bassa. Nessuno dei tuoi colpi segreti. E soprattutto, soprattutto, devi andare giù al quinto round. Altrimenti ti togliamo la licenza. E io che ho fatto? Che hai fatto? Che ho fatto? Che hai fatto? Il giorno dell'incontro mi sono presentato travestito da perfetto ariano. Avevi il corpo cosparso di farina per essere più bianco del bianco. Avevi una ridicola parrucca bionda e ti muovevi sul ring facendo il passo dell'oca e l'imitazione del nazista. Ne hai prese così tante, ma così tante, che si racconta ancora. Non stava picchiando me, stava picchiando se stesso. Il pubblico stava vedendo il perfetto nazista essere pestato a sangue e rideva come un matto. Sei andato giù al quinto round e ti hanno tolto la licenza. Fino al 1941 hai combattuto nei Luna Park e al circo. Quando il pubblico ti riconosceva come Sinti, ti tirava le noccioline, ma tu combattevi lo stesso. Nel 1941 sono stato arrestato e deportato al campo di concentramento di Neuengamme. Fosti assegnato alla produzione di mattoni. Le condizioni erano tali che dopo pochi mesi pesavi meno di 40 kg. Un ufficiale nazista del campo, ex arbitro di box, Deutscher Faustkampf, un ufficiale nazista, dicevo, ti ha riconosciuto e ti fa combattere con gli altri soldati in cambio di grappa e un tozzo di pane in più. Balla, scimmietta! Urlano i soldati mentre combatti. Un ufficiale nazista, ex pugile dilettante, adesso si impunta di voler combattere contro l'ex campione della Germania. Qualche regola, però. Devi perdere. Altrimenti ti fuciliamo seduta stante. Devi perdere. Altrimenti che figura fa l'ufficiale di fronte a tutti i suoi soldati? Devi perdere. Devo perdere. E invece danzo. Alzo la guardia. Schivo. Destro. Sinistro. Jab. Non sono mai stato così bene. L'ufficiale va al tappeto a metà della seconda ripresa. Adesso ti uccideranno, lo sai? Lo so. Perché l'hai fatto allora? Perché hai deciso di vincere? Come si chiama? Chi? L'ufficiale contro cui ho combattuto. Come si chiama? Beh, noi...
Non lo sappiamo. Nella testimonianza non c'era scritto. Nella storia c'è scritto solo un ufficiale nazista. Non si sa nemmeno se ti abbia ucciso con una badilata o con un colpo di pistola. Anche se l'ha fatto alle spalle, questo è sicuro. Appunto. Appunto cosa? Lui non ha un nome. Nessuno lo ricorda. Io invece un nome ce l'ho. Io mi chiamo Johan Trollman. Io facevo la boxe.